pezzo di sta maglia qua, onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica l'università. La gente va allo Zaccheria, mica l'università. La gente va allo Zaccheria, mica l'università. Che non ci avrete mai, come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via. Che non va più via, che non va più via. Sopra il beat, con Vinny G e Cilli C. Non rumba un cazzo, a cazzo di CD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Voglio vedere questo posto guaio, pensando da vincere il tuo mondo. Non c'è storia, no, prenditi un attimo, respira l'aria, goditi su suolo e platmo. Vieni a vedere questo posto guaio. Allora, buonasera, partita dei mitici subito dopo questa partita contro l'Andria. Dovevamo scendere in campo e confermare la prestazione ottima contro Topa Castelli. Obiettivo fallito dal Foggia questo sabato. Questo derby degli Ulivi va quindi alla squadra di Andria. Riusciamo sconfitti, ma non solo sconfitti da un risultato che secondo me ci umilia e non siamo degni neanche di pronunciarlo più di tanto durante questa partita, per non ricordarci davvero il livello di degrado in cui siamo arrivati, ma più che altro non ci appartiene, perché avremmo dovuto invece affrontare la partita in modo diverso, giusto Giacomo? Tu hai visto la partita? Sì, ho visto la partita, diciamo, sono perso un po' di primo tempo, sarebbe stato meglio non vedere nulla, veramente una squadra dei indegni, sono degli indegni. Boh, mi vergogno per loro, mi dispiace per De Zerbi. Anche poi l'amaro in bocca che rimane è che non c'è queste partite, queste prestazioni arrivano così subito dopo, ma magari partite completamente diverse. Quindi c'è una sorta di. Cioè, se dovessimo fare un grafico di questi risultati delle partite, delle ultime partite del Foggia, verrebbe fuori un elettrocardiogramma con dei picchi altissimi e dei picchi bassissimi uno dietro l'altro. Cioè, come si spiega una cosa del genere? Cioè, forse aveva ragione chi diceva che il test con la Lupa Roma era un test finto, diciamo, giocavamo con una squadra che aveva 8 punti, forse veramente non era, diciamo, non poteva essere preso come termine di paragone. Oggi abbiamo giocato contro una squadra e è uscita fuori la vera crisi. Penso di sì, non lo so, non so se ci sia ormai qualcuno che va contro l'allenatore, piuttosto che ormai non hanno più fiducia in loro stessi, piuttosto che sono indegni calciatori, forse se stanno in Serie C molti di questi meritano di rimanere là, nel senso, non lo so, forse abbiamo sopravvalutati, forse abbiamo snaturato la squadra l'anno scorso, dovevamo puntellare quest'anno con 4-5 acquisti, abbiamo fatti 15. Non so spiegarmi veramente nulla, non so spiegarmi nulla, sono molto dispiaciuto. Boh. Valentino, eccomi. Vabbè, a prescindere questo senso di delusione che Giacomo esprime per tutti noi, che non può che essere condivisibile ovviamente, ma che formazione ti aspettavi oggi? Quali erano i presupposti con quale ti sei approcciato alla partita oggi? Io, nel senso, poi mi approccio sempre allo stesso modo, accetto qualsiasi decisione. È chiaro che, secondo me, ecco, a parte i ritmi che sono stati veramente blandi, ma è dire, cioè, per non dire proprio immobili, tutto sommato il primo tempo non era stato così male, secondo me. Qualche occasione l'avevamo avuta, aveva Angelo un paio di volte, comunque eravamo un po' più in palla. È chiaro che bisogna pure dire che abbiamo preso 3 gol, uno su un errore più ridicolo dell'altro, perché non si può, cioè, la palla persa da Coletti, ma sembra una partita di terza categoria. E poi abbiamo preso secondo e terzo gol, uno da punizione nostra al limite dell'area, abbiamo preso contropiede e gol, e la terza su un pallone buttato lì che, cioè, lo Diagono è stato proprio amatoriale, come gestire quel pallone. Non si può, non si possono concedere troppi errori anche dei singoli, no? Già, nel senso, perché l'Andria comunque è la miglior difesa, in qualche modo è una squadra che sta tutta lì a spazzare palloni, però tu gli regali 3 gol, è chiaro che sono stati bravi in contropiede, noi non abbiamo mai tirato in porto, insomma, al secondo tempo.
Però tu mi sembra di aver capito che evidenziavi il fatto che comunque non c'è una formazione sempre fissa, quindi questa è una cosa, può essere anche una cosa negativa, perché poi alla fine il gioco che si esprime è sempre un gioco che cambia, diverso, ma anche a livello secondo te di umore dei giocatori influisce? L'anno scorso per esempio, io sempre stato di questa opinione, l'anno scorso non avevamo 11 titolari e gli altri che erano in panchina sapevano di essere riserve, quindi quando entravano da riserve e facevano bene. Quest'anno non si capisce perché ogni partita deve cambiare, cioè bisogna vedere altre formazioni. Io non so quale. È chiaro che che Coletti è diverso dalla Vacca, ma non è detto che sia meglio uno o l'altro, solo per capire. Poi io l'unico mistero mio è Arcidiacono, perché non capisco veramente che cosa è successo a Floriano, se c'è qualche problema, insomma. Va bene, io andrei in California, l'operazione fermiamo Pino a Foggia non ha funzionato, Pino è rientrato nella Califoggia e questi sono i risultati, abbiamo preso 3 pappine ad Andrea. Pino, come ti giustifichi? No comment, mi dispiace no, perché... Chiaramente scherziamo, ma che partita hai visto, Pino? La partita è stata a senso unico, ci siamo fatti male da soli, non abbiamo giocato e la nostra forza del gioco e non c'è stato oggi. Andiamo da male in peggio perché non abbiamo neanche fatto un tiro in porta, quindi qualche azione da gol nel primo tempo, ma rimane tutto lì, è tutto, come dicevi prima, tutto non si sa. Se facciamo un elettrocardiogramma delle ultime partite del girone di ritorno del Foggia è critico un po', quindi ci deve stare ben altro per quanto riguarda la preparazione fisica dei giocatori, ci deve stare qualcosa più che vada oltre, forse qualcosa nello spogliatoio morale, no? Sì, Pino? Non me lo spiego, non mi spiego partite del genere, soprattutto secondo da parte te della, questa panchina scotta? Pochissime, è la formato di Butler. Scotta da parecchio. Non ti sento più, una pazienza, un limite, peccato per... Questo è il gioco di De Zerbi, tra l'altro. Quindi secondo te è a rischio dopo questa prestazione la panchina di De Zerbi, oppure gli verrà ancora data fiducia? Pino, non ti sento più. Fiducia fino a questo. Ok. Sì. Ok, vai. Pronto? Sì, vai. Io penso che si abbia data la fiducia fino a questo punto. Sarebbe uno sbaglio, un erroraccio mandar via De Zerbi. Non siamo all'inizio campionato, neanche al girone di ritorno, quindi sarebbe un grandissimo sbaglio a mandarlo via, con la differenza che quando già pronto. Sì, vai Cristian. Abbiamo aggiunto anche un altro amico. Sì, c'è Giuseppe Locampo, se non sbaglio, certo, collegato. Sì, Pino, sì. Hai finito? Possiamo riprendere la linea da Roma? Sì, io vi sento a tratti, ecco perché. Ok, allora riprendiamo un attimo nella linea, ci sentiamo dopo. Vorrei andare da Giuseppe, così proviamo a concludere il giro. Giuseppe, che ci sei? Sì, mi sentite, ragazzi? Certo, perfettamente. Sì, ti sentiamo. Non ti vediamo, però ti sentiamo. Giuseppe, siamo un po' delusi, sta venendo fuori un po' la delusione da parte di tutti. Ci aspettavamo un altro Foggia. Cosa ne pensi? Sì, prima di tutto un bacio a tutti quanti voi, ben ritrovati dopo parecchio tempo che non ci sentivamo, perlomeno almeno. Sì, è un piacere per tutti noi anche risentirti. Tutto risentirci dopo una sconfitta del genere. Sì, ovviamente tutti ci aspettavamo quel Foggia ormai detto con la bava alla bocca, no? Ormai ci avevamo fatto il nome, e anche la bocca a un certo punto. Però ultimamente stiamo andando male. Io vedendo anche un po' le ultime partite rimaste un po' per le prime 4-5 squadre, secondo me noi abbiamo anche, diciamo, difficoltà maggiori rispetto ad altre,
almeno sulla carta, con le squadre che abbiamo contro. E quindi perdere già adesso con l'Andria è un passo duro, perché le altre comunque non si fanno scappare di nuovo l'opportunità. Io vedo altre squadre quando affrontano squadre di media-bassa classifica, anche con un golletto comunque si portano i 3 punti a casa, e lo stesso deve fare il Foggia se vuole vincere questo campionato, altrimenti veramente siamo in difficoltà e rischiamo di bruciare un bel campionato così come è andato per metà stagione. Senti Giuseppe, ma adesso prescindere da tutto quello che poi è il gossip che gira intorno a questo Foggia nelle ultime settimane, ma tu che magari hai una visione diversa stando a Foggia e conosci meglio l'ambiente, più che altro perché lo vivi e stai lì, sei lì direttamente lì, ma secondo te è una questione fisica, è una questione di spogliatoio, è una questione mentale dei giocatori, in che percentuale dai a queste teorie maggior affidabilità? Cioè, qual è il problema secondo te? Dove lo hai identificato? Ma secondo me i punti sono vari i punti. Prima di tutto io credo che anche le squadre avversarie abbiano capito come affrontare il gioco di De Zerbi. Noi da tifosi l'abbiamo notato già da tempo, che quando veniamo pressati un po' troppo sui portatori di palla andiamo un po' in difficoltà, cosa che una squadra che dovrebbe saper far giocare bene il tiki-taka dovrebbe averne un vantaggio quando la squadra avversaria pressa. Anzi, il tiki-taka è fatto proprio per essere pressati e avere spazio in attacco per diciamo andare verso la porta avversaria. Invece noi alcune volte, o per sbagli nostri dei giocatori che perdono palla, o per un pressing troppo asfissiante, non riusciamo a fare bene il nostro gioco. Ma un po' meglio quando le squadre diciamo si chiudono in difesa, allora riusciamo a giocare meglio e ad esprimerci meglio. Un po' è questo. Poi su questioni di spogliatoio credo che Roberto lo sappia ben tenere, anche con la sua esperienza da calciatore sa quando e dove toccare diciamo sia nello spogliatoio che dei giocatori stessi, quindi non credo che ci siano questi tipi di problemi. A questo punto non saprei neanche io se c'è veramente un unico problema su cui poter puntare e risolvere. Secondo me sono vari fattori sia in campo che fuori che andrebbero un po' livellati, però arrivato a questo punto che puoi fare più? Adesso devi solo giocare, non pensare più a niente. Ti ringrazio Giuseppe, noi corriamo subito tramite Biagio a sentire degli Ulivi. Tiziano ci dovrebbe essere, giusto Biagio? Sì, ho provato a collegarmi, però al momento non ci siamo ancora riusciti, quindi magari vediamo di fare un intervento, provo a contattarlo io e lo facciamo intervenire successivamente. Andiamo avanti con la scaletta che ci eravamo già prefissati prima. Ok, quindi io passerei allora a Valentino se vuole fare lui. Sì, no, magari facciamo un altro giro. Se a voi va bene, magari vi dico anche la mia. Certo, assolutamente. Sì, perché noi, insomma, lo scoramento che c'è è evidente, però forse oggi abbiamo messo un punto fermo, a mio modo di vedere, alle residue speranze di poter lottare per la vetta della classifica. Quindi ridimensioniamo gli obiettivi, cerchiamo di capire che così come siamo messi possiamo arrivare ai playoff e ce la dobbiamo giocare lì. Ormai in questa fase non possiamo fare altro, è difficile accettare una sconfitta, è difficile accettare altri 3 gol presi in un derby, però insomma dai, dobbiamo essere obiettivi, poi si può ragionare sulle cause. Però certo Biagio, dire addio a un obiettivo sarebbe da, diciamo, da stupidi e da ciechi non farlo, va bene, ok, siamo d'accordo, ma con che presupposto io tifoso dovrei approcciarmi a questa squadra che continua ad avere questo, cioè quali sono invece le cose positive che dovremmo cercare di tirare fuori per poter dire va bene, ok, rincorriamo l'altro obiettivo anche se secondario, i playoff? Cioè, qual è? Io oggi non ho visto niente di positivo per poter credere in questa squadra. A questo punto bisognerebbe dare una svegliata. Tu cosa pensi che possa
influire in positivo per svegliare questa squadra. Ascoltami, il discorso è questo. Fino al fischio d'inizio di questo derby c'era ancora in tutti quanti noi la speranza di poter arrivare a lottare per il primo posto. Secondo me dobbiamo capire che esiste dentro di noi il tifoso che vorrebbe sempre il massimo obiettivo, ma c'è anche il diciamo, dobbiamo essere coerenti, capire qual è il contesto e capire quali sono i risultati. Se capiamo che più del che il nostro obiettivo va ridimensionato, nei playoff ci siamo, quindi cerchiamo di rimanerci, almeno spero che ci siamo anche domani nei playoff. Certo, questa, la prestazione di oggi non è neanche, lo so, cioè, la prestazione, non meritiamo neanche i playoff, lo so, ma questa prestazione, se la inquadri con una squadra che vuole arrivare prima, è ridicola. E poi anche perché non è solo anche con una squadra che vuole arrivare ai playoff, No, perché se, per arrivare ai playoff devi vedere quanto sono forti gli altri. Certo, questa è una prestazione ridicola su tutti i fronti, una prestazione che tu la vai a fare con qualsiasi altra squadra che è nei playoff, anche di altri gironi, te ne prendi altre tre ed esci al primo turno. Questa squadra, questa prestazione è stata ridicola, è stata completamente ridicola. Come ci stanno abituando diversi calciatori da ormai qualche settimana, secondo me. Ma noi abbiamo comunque 9 partite che le dobbiamo pure fare, non è che possiamo stare lì a fare le esibizioni. Allora, no, diamoci un obiettivo. Dipende da come giochi. Certo, dipende da come giochi, su questo non ho dubbi, su questo non ho dubbi, però cerchiamo di recuperare. Va bene. C'è Simone? Cristian, abbiamo Simone da Londra, lo sentiamo molto male però. Simone da, scusami, Londra? Simone, ci sei? Sì, ciao. Abbiamo un nuovo amico. Ci a Londra, se ho capito bene. Ciao Simone, adesso ti vedo. Bene, allora Cristian, vai avanti tu, sentiamo. No, allora a questo punto sentiamo Simone, no? Chiediamo il giro. Simone, innanzitutto benvenuto nella partita dei mitici. Sei riuscito a vedere la partita? Se sei riuscito a vederla, niente, ci farebbe piacere sapere i tuoi commenti, insomma. Sì, io la partita l'ho vista, ma appena partita ho visto proprio una tortura, veramente. Cioè, oggi mi aspettavo tutt'altro proprio. Penso che per il primo posto bandiera bianca assolutamente, cioè, ci arrendiamo. Ma il problema sono le giornate a venire, cioè cosa si fa adesso? Una squadra che gioca un calcio organizzato, che ha bisogno della giusta concentrazione per un calcio del genere, della giusta grinta, secondo me... Così assolutamente la vetta se la scorda proprio. Per i playoff possiamo provarci, ma che facciamo? Andiamo avanti con De Zerbi o no? Io lo chiedo a voi, perché a me il gioco di De Zerbi piace tanto, ci ha portato comunque a stati buoni finora, a vedere un calcio che in Lega Pro ce lo scordiamo, mai visto veramente, però contro squadre certo arcigne e compatte ormai si è visto che il Foggia non riesce proprio, quindi non lo so, io sono molto pessimista. No, però diciamo che quello che ha detto Giuseppe, scusa se ti interrompo Simone, quello che ha detto Giuseppe è vero, cioè in effetti il gioco di De Zerbi, a parte che non riusciamo, De Zerbi probabilmente non riesce neanche lui a esplicarlo nel modo corretto, però un po' perché alcuni giocatori forse ancora non lo hanno percepito come dovrebbe essere, un po' anche perché forse questo giocare sempre una rosa diversa non permette a molti di integrarsi nel gruppo, però è anche vero che cambiare allenatore a 9 partite dalla fine è un azzardo, è un azzardo non da poco nell'eventualità. Non lo so, sentiamo anche cosa ne pensano gli altri. Io penso che comunque il gioco di De Zerbi a me piace, sicuramente siamo legati a lui, però... l'obiettivo dovrebbe essere quello, però è anche vero che
non, i frutti, cioè i risultati non arrivano, e quindi quando... Dimmi. No, probabilmente, perché allora noi è difficile pure da giudicare, perché quando poi il Foggia gioca bene, non è che gioca bene, gioca magnificamente, poi tu ti trovi davanti a queste partite. Il problema forse è che il gioco di De Zerbi, noi ce lo dicevamo pure dal ritiro, è un gioco talmente difficile, forse è troppo tecnico per i giocatori di Serie C, cioè perché alla fine si sta rivelando il fatto che tu su errori di singoli stai buttando tutti i punti, perché una volta sbaglia Riverola e l'altra volta sbaglia il passaggio di Iacono e oggi sbaglia Coletti. È chiaro che poi evidentemente i giocatori di Serie C non sono in grado di gestire questo tipo di possesso palla, forse quella è l'unica cosa. Sì, però è anche vero che non abbiamo giocatori soltanto di Serie C, Valentino, scusami, ma abbiamo giocatori che abbiamo preso da, che hanno militato anche in altri campionati, ma infatti Angelo sbaglia la mente, una certa esperienza. Quindi non è che sono tutti ragazzini, anzi, io vedo Coletti che insomma una certa esperienza ce l'ha, ma ancora presenta prestazioni, diciamo, da campetto interregionale, fa degli errori ancora proprio di stabilità, non si mantiene manco in piedi. Quindi io per questo. Io credo che per gestire il gruppo lui stia snaturando la squadra. C'ho questa sensazione che per salvare alcune situazioni di spogliatoio, di giocatori scontenti, li fa giocare, però è anche una sensazione mia della squadra. Io c'ho questa sensazione, non so se è diventato che una, come si dice, una polveriera lo spogliatoio, però c'ho questa sensazione. Ma allora a questo punto chiedo a Giacomo, ma se davvero c'è un problema all'interno dello spogliatoio, secondo te è giusto che venga fuori, oppure subito deve venire fuori? Dovrebbe, secondo me dovrebbe, a costo di cacciarne 5, 6, 6, non so quanti possono essere si teme la contestazione. E che conto ormai, che contestazione? Già oggi ci sarà contestazione, secondo me quasi al 100%. Se ci sono delle mele marce che dovrebbero essere cacciate fuori indipendentemente, sapevamo che molti di quei giocatori avevano un passato, diciamo. Però si dice, non è che le mele marce siano di nuovo, cioè alla fine i problemi stanno venendo da Mazza. Chi se lo poteva aspettare che diventa un problema? Cioè che sta con la Beretti, non si capisce perché. Ben ci venga, tu da questi ti aspettavi i problemi? No, io non so da chi mi aspetta, devo essere io non si capisce nulla, non è che puoi dire almeno questo e quell'altro. Ma infatti non devo dirlo io, chi sa, perché credo che Zerbi, essendo all'interno dello spogliatoio, sappia, facesse lui chiarezza, cioè non lo so, è chiaro che gli si stanno comunque rivoltando contro. Secondo me ma io non sono convinto. Non puoi alternare delle partite fantastiche. Ma che vantaggio avrebbero gente che è stata portata dall'allenatore a rivoltarsi contro l'allenatore? Sentiamo che dice Giuseppe. Giuseppe, che stavi dicendo? Che volevi dire? Grazie, no, dicevo, anche secondo me non... lo spogliatoio non gli è conto, perché ogni giocatore che sentiamo, anche nelle interviste, dicono che darebbero la vita per De Zerbi, allora so fatto. Non lo fanno. Ma... cioè, però poi in campo ovviamente qualcuno non lo dà, però non sappiamo se non lo dà per problemi fisici, per non adattamento dello schema tecnico. Cioè io penso che i giocatori sono stati scelti anche perché De Zerbi sappia le loro qualità. Allora, Giuseppe, ti faccio una domanda, no? Io stando fuori ho notato che per la prima volta sono stati aperti gli allenamenti al campo, quello al Ginolisa, giusto? Sbaglio? Sì. No. Questo... dopo un po' di tempo, certo. Come la vedi questa cosa, cioè aperti alla stampa? Che segnale è questo secondo te? Come lo dobbiamo interpretare? Per avere un supporto dalla stampa verso la squadra, sicuramente non c'è altro motivo. Comunque il discorso per me adesso è uno, senza che ci giriamo con le chiacchiere. Allora, questa situazione l'abbiamo già vissuta qualche settimana fa. Allora, c'è stato l'incontro con la società, c'è stato lo sprono verso i giocatori e il tecnico, c'è stata la partita con la Lupa che comunque abbiamo vinto, il tecnico si è salvato. Oggi ci troviamo punto e da capo. Adesso che si fa? Che si fa? Adesso lo sprono chi lo dà? Adesso che cosa si fa? Adesso secondo me siamo in un vicolo cieco, perché se si cambia allenatore, sì, è un problema che però potrebbe dare, tra virgolette, quella spinta in più. Se prendi un allenatore che è un motivatore, darebbe una spinta in più, però poi andrebbe a stravolgere il tipo di gioco, perché non esistono, almeno in Serie C, allenatori che giocano come De Zerbi. Quindi andrebbe a stravolgere il gioco, però magari ti andrebbe a dare una forza in più, diciamo, ai giocatori per fare questo finale di campionato. Dall'altra parte, se tieni lo stesso allenatore, non sai come possono andare a fine le altre partite. Una cosa è certa, che la società vuole vincere. Cioè, io da ciò che so, dalle informazioni che so di Sannella, vogliamo vincere già quest'anno proprio il campionato, però
stanno avendo queste delusioni e già qualche scricchiolio per la panchina del Derby si è avuta qualche dopo la Coppa Italia, nell'andata di Coppa Italia. E adesso no, non vorrei che tra poche ore sentiamo qualche annuncio. Io non voglio, perché comunque io ci tengo a De Zerbi, lo conosco, Roberto, e veramente lui darebbe l'anima per Foggia e per, anche per se stesso, insomma, per la sua carriera, non vorrebbe essere cacciato. Però adesso io volevo sapere da voi cosa potremmo fare, quale sarebbe la soluzione ideale per riprenderci il nostro cammino verso la vittoria, almeno. Beh, io ti rispondo come tifoso, poi vorrei sentire anche Biagio, sì. Finiamo il giro. Io ti rispondo come tifoso al volo, dicendo che sono due le possibilità, cioè o sproniamo questi ragazzi a fare bene e li facciamo capire che comunque tutto il resto. Oppure, cioè, per il resto, se fossi a Foggia sicuramente cercherei di spronarli, perché ormai il passo è breve, insomma, cioè, mancano 9 partite, devono dare tutto quello che non hanno dato finora in 9 partite, perché a giugno molti se ne andranno, e purtroppo questo è il problema, perché nel bene o nel male io penso che qualcuno a giugno il posto nel Foggia da titolare con questi colori se l'è giocato ormai, quindi quelli che ormai si capisce che non ci mettono l'anima devono essere messi fuori squadra immediatamente, e quelli che invece continuano con l'obiettivo devono continuare col sangue agli occhi. Come tifoso io affronterei questo discorso, anche arrivando alla contestazione se necessario, però sicuramente dal punto di vista della società a questo punto mi apro, mi aspetto un'apertura con i biglietti davvero popolari alle prossime partite in casa, e serve davvero il massimo supporto dei tifosi. Poi sicuramente, come a livello di stampa, mi aspetto maggiore tranquillità e meno pressing nei confronti di questa squadra. Anzi, io se potessi mettere la squadra direttamente in silenzio stampa, perché bisogna riappropriarsi un attimo del clima più tranquillo. Però sentiamo anche Biagio, cosa ne pensi, Biagio? Sì, io convinto che in questo momento non è che ci sia questa pressione da parte della stampa e neanche da parte di tifosi. Ma ci sarà sicuramente. Sì, ma i tifosi e la stampa hanno avuto molta pazienza e ce l'hanno ancora e ce l'abbiamo ancora. La verità è che ci abbiamo creduto tutti. Ritengo che dopo oggi continuare a pensare a un primo posto possa essere oggettivamente complicato. Però, insomma, una mia valutazione che faccio, ma... Allora vuol dire che non ci credi più. Ma io credo che per il primo posto no, perché allora mi dai la pazienza, perché tutti credevano al primo posto la prima giornata. Senti, Giuseppe, è un discorso di essere obiettivi. Se sei a 13-14 giornate dalla fine e hai 4-5 punti di distacco, puoi anche pensare di rimontare, dipende anche da come vedi la squadra. Però la verità è che l'unica partita convincente che ho visto nel 2016 è quella di domenica con la Lupa Castelli. Mi sembra un po' poco, tu non è che sei in crisi di risultati, ma giochi in maniera fluida. Il gioco dei risultati utili consecutivi, tutte quelle vittorie avute alla fine del 2015, io non l'ho più visto. Ora possiamo discutere su che cosa lo abbia determinato, d'accordo, possiamo discutere, avere opinioni diverse, ma non c'è dubbio che in questo momento pensare ancora di poter contendere a squadre che sono in questo momento più in forma, il primo posto con soli 9 partite alla fine, secondo me è da sciocchi. Mi pare che il campionato è fallimentare. No, ma diamoci almeno l'obiettivo. Il punto è questo: diamoci almeno un obiettivo raggiungibile, perché continuare a dire non serve a niente, raga, lasciate perdere. Ho capito, ma è l'unica passa cosa solo che una squadra su 20, un altro campionato. Cioè io non li calcolo proprio i playoff. Sì, ma infatti, sicuramente è un ripiego, è ovvio che è una delusione. Però purtroppo lì siamo, se non sbaglio, a 44 punti in questo momento. Sì. Il Benevento ne ha 46,
Ci possiamo, io non lo so, bisogna aspettare anche probabilmente altri risultati, giusto Valentino? Cosa ne pensi? Io sono sempre stato così, finché c'è la possibilità matematica io credo di poter vincere il campionato. Se poi non lo vinciamo, spero di quindi ancora la matematica non ci ha condannato. C'è nove partite, sono nove partite, come abbiamo fatto dei passaggi a voto noi, possiamo fare gli altri, fine. Cioè alcuni punti noi abbiamo persi pure per episodi, funziona pure così il campionato. Poi questo campionato è così, diciamo la verità, ci sono tanti scontri diretti, ci sono 5 squadre, quello pure semplifica eventualmente rientrare, è più difficile da un lato perché magari sono tante, oggi per esempio noi potremmo essere quinti, domani diciamo, no, sesti, non so quant'è, se tutte vincono, tutte vanno sopra di noi, però comunque posso sempre, caso cambiate 3-4 capoliste, può succedere di tutto, cioè, è chiaro che i presupposti non sono i migliori, però io nel senso finché è possibile spero che ce la facciamo a rimetterci allora, in carreggiata. Se siete d'accordo mandiamo adesso la pubblicità, dopo magari quando riprendiamo con Valentino, cerchiamo di contattare anche un paio di amici che via telefono come facciamo di solito, okay. Allora andiamo con la pubblicità e poi ci sentiamo subito dopo con Valentino. Signore e signori, pubblicità. Buonasera a tutti, amici della Piana. Bene, vediamo se è già... Pronto? Pronto? No, allora dai, rifaccio la telefonata, vai tu. Io sono solo, vi saluto. Perfetto, ciao Giacomo. Una cosa, Foggia Città Aperta parla di silenzio stampa in questo momento e di gente che hanno abbandonato lo stadio prima della fine della partita. Però ci penso zitto per noi. No, sì, era abbastanza... Non aderiamo. C'era da aspettarselo, insomma. Comunicazione di servizio. Buona continuazione, ciao ragazzi. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Quindi Foggia città chiusa. In questo momento è Foggia città chiusa. Allora io a questo punto, intanto che aspettiamo le telefonate dei nostri amici, io vorrei parlare anche dei giocatori, perché tutti sono stati messi sulla graticola. Secondo me per esempio oggi invece Sarno ha fatto una bella partita, è l'unico che ha cercato di creare qualcosa e che ha sbagliato. Però assunto mi chiederei aspetta che abbiamo una tifosa in linea. Abbiamo una tifosa in linea. Vediamo chi è. Ah, ecco qua. Chi sei? Dai. Chi sei? Che ci volevi tirare su con una voce giovane? Ci ho provato, ma c'è la vergogna che se la porta via. Forza fuori, sono io. Dai. Vabbè, dai. E niente, non vuole parlare. Tu non che lo dici? Vuole dire. No, donna. Foggia. Io preferivo far parlare Viola perché io ho solo bestemmie, posso? Noi non siamo in silenzio stampa, cerchiamo di contenerci, ma noi non siamo in silenzio stampa. Purtroppo, a parte quelle, faccio veramente fatica a mettere in fila due pensieri logici. Sono veramente molto, molto, molto arrabbiata. Secondo me è finita. Adesso sarà troppo catastrofica, sarà negativa, io non vedo reazione, non vedo carattere, non vedo palle, non vedo squadra, non vedo niente, vedo tanti problemi fisici, vedo tante femminucce in campo, non lo so, non ho speranze per questo campionato. Secondo me oggi, almeno per me, il campionato finisce qua. Addirittura? Sì. Ma dove andiamo noi ai playoff così? Prima di tutto tocca arrivarci a questi playoff.
e quindi boh, non credo che le altre saranno lì ad aspettare a noi. Se lo fanno, ben venga, ma tanto no, per come stiamo, l'ho già detto purtroppo anche l'altra volta, sembra un disco rotto, ma per come giochiamo e per il carattere che dimostriamo, a parte Angelo, Porino, noi non andiamo da nessuna parte. Se dovessimo centrare i playoff, dubito che li vinceremmo, però voglio dire, Valentino stava facendo un giro chiedendo proprio di parlare dei singoli. Tu hai già citato uno, che è Angelo, è l'unico o ne salvi altri? Se parliamo di voglia, cattiveria, forza e agonismo messi in campo, sì, per il momento. Parlo ovviamente da dopo Natale, sì. Io parlo del Foggia che non è mai rientrato dalle vacanze di Natale, noi ci siamo fermati là e non ci siamo più svegliati, siamo al 5 di marzo. Senti, oltre ai singoli, noi abbiamo discusso di tante cose, ci avrei anche sentito. Ma allora questo mal di vittoria del Foggia, questo problema che ci trasciniamo dal primo gennaio, da cosa dipende secondo te? Ti sei fatta un'idea? Secondo me parte una preparazione scarsa sicuramente, una condizione atletica non ottimale, e vabbè, quella si vede, è evidente, c'è poco da fare. E secondo me sembra quasi che De Zerbi voglia cercare di favorire i giocatori a discapito della squadra, del gioco della squadra, e questo secondo me non ci fa bene. Senti, e l'ultima domanda, sempre per riprendere un argomenti già toccati, a questo punto, con nove partite dalla fine, doppia domanda, vabbè, una hai esordito, hai già detto che l'obiettivo del primo posto ormai è finito, e sì, beh, certo, ma penso che sono inguaribile ottimista, e anche abbiamo avuto anche i commenti di Giuseppe e di altri che dicono, però che fai, sei in un vicolo cieco, cioè effettivamente cosa facciamo, cioè anche la sostituzione dell'allenatore non sarebbe una soluzione. No, beh, certo, ma soluzione tu intendi per comunque arrivare al primo posto? Secondo me è impossibile, anche cercando una soluzione. Cambiare l'allenatore non sarebbe utile al raggiungimento del primo posto, ma potrebbe essere una scossa grossa sia nello spogliatoio che nel tipo di gioco, che secondo me non è affrontabile dalla squadra come è adesso, dal tiki-taka dei Zerbi. No. Quindi sì, potrebbe essere, non la ritengo la soluzione giusta, però potrebbe essere una delle soluzioni possibili. Diciamo che sul piatto, cioè, non ti sorprenderebbe una soluzione del genere. Purtroppo 24 non li puoi mandare via, quindi mandi via quello che li gestisce, di solito funziona così, non l'abbiamo inventato noi. Certo. Può darsi anche che con degli allenamenti diversi, un tipo di gioco più... No, fruttuoso no, ma non mi viene adesso un altro aggettivo, cioè Viola che mi sta tipicando i piedi, quindi faccio fatica anche a concentrarmi. Vabbè. Mi sono persa. Vabbè, dai, comunque abbiamo compreso benissimo il concetto, ci fa piacere che Viola cerchi di distrarti, perché altrimenti ci sarebbero cattivi pensieri. La delusione è quella. Si è sorbita tutta la mia incazzatura durante la partita, povera. Quindi adesso ha ragione di volerti in maniera diversa. Senti, noi ti ringraziamo del tuo intervento e dei tuoi interventi vuoi sempre preziosi. Almeno. Ci aspettiamo Viola la prossima volta. Ha detto che vuole salutare. Sentiamo Viola. Dai, saluta. Ciao Viola. Ciao. Benissimo, allora ci ha salutato anche Viola, che è la speranza. Noi speriamo di riuscire a raggiungere risultati adeguati prima che Viola vada diventi maggiorenne. Questa è un'aspettativa che abbiamo tutti quanti. Nonna, e sia con la nipote qui a parlare, esatto, con te. Sì, perché... Ma anche prima che impari a usare Skype. Diciamo. E aggiungeva Christian, che tu non puoi sentire, anche prima che impari ad usare Skype. Mo non so come sta messa Viola con la tecnologia, però... Va bene. È molto brava, molto molto brava. Molto brava. Allora magari ci riesce rapidamente, d'accordo. Ah, ci sia voglia. Grazie Tona, un abbraccio. Grazie da parte a voi, di tutti. Un bacione a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
Madonna, ma che ci svegliamo giù? Ehi. Occhio la mia, hai visto? Allora, vai Valentino. No, io stavo dicendo, tra l'altro, per esempio, Angelo, che è stato citato come sempre un esempio di grande professionista, anche oggi lui ha commesso degli errori decisivi, no, per il risultato, perché ha sbagliato due ottime occasioni per segnare e ha propiziato il secondo gol alla fine. Allora, io parto da Pino. No, non era stato qualcun altro? Angelo, cioè, difendeva quel pallone, poi è caduto a terra reclamando un fallo, quelli sono partiti e hanno fatto il contropiede del 2-0. Ma io ho visto un errore di Nicoletti. Sì, no, vabbè, no, era per dire, più, diciamo, lo citavo più per i due gol, magari all'inizio poteva fare meglio sulle occasioni in attacco. Però Pino, diciamo, secondo te da chi bisogna ripartire la prossima partita? Chi sono i giocatori su cui puntare? Chi sono i giocatori? C'è molta, da parte mia, come ho visto, c'è tantissima confusione da parte di De Zerbi. Secondo me De Zerbi ultimamente ha sempre cambiato squadra. Non sapevamo né il modulo né i giocatori che scendessero in campo. Da domenica scorsa a questa domenica ha messo la stessa squadra. Purtroppo il risultato è stato scandaloso, la reazione dei giocatori è stata scandalosa, quindi mantenendo la costanza della vittoria, una buona vittoria di domenica scorsa, abbiamo peccato di gioco. E quello è quello che dà al Foggia la carica di segnare. Tra l'altro domenica scorsa siamo riusciti a fare due grandiosi gol, ma da fuori area, da 40 metri, 30 metri. E oggi... sì, sono cose personali, sono cose, diciamo, da giocatore di un certo livello, non da parte del gioco del Foggia. Pino, abbiamo una telefonata in linea, possiamo interromperti? Sì, prego, sì. Allora, abbiamo Alessandro. Oh, Biagio, buonasera. Alessandro, allora, ti siamo... sentiamo anche sì, te, vogliamo sì, un po' sentire... Sì, sono in lutto, Biagio, te lo comunico. sono veramente triste, perché mi sembra, insomma, è chiaro che ormai si sia rotto un po' tutto il giocattolo che c'era. Niente, secondo me sono stati fatti degli errori, a parte il discorso di oggi, insomma, oggi commentare la partita alla fine, insomma, non vale neanche la pena, perché fino al loro gol ci siamo anche stati, ma dopodiché, insomma, se metti Coletti che passa davanti alla difesa e passa il pallone all'avversario e ti fa gol, è dura veramente. Senti, No, siccome abbiamo ci sono stati degli interventi su alcuni temi, volevamo avere anche il tuo parere su questo. Uno dei temi è adesso quale obiettivo ci dobbiamo dare a questo punto del campionato e in questa situazione, e questo è uno dei temi. L'altro tema, uno degli altri temi emersi, che se fra le possibili opzioni il cambio dell'allenatore abbia un senso in questo momento, in questa fase. Tu come la pensi su queste due cose? Qual è l'obiettivo che ti puoi dare adesso, dopo questa giornata, e qual è la soluzione per... secondo te? Beh, la matematica alla fine non ci condanna ancora a nulla, cioè è chiaro che in questo momento pensare ai playoff potrebbe essere già un traguardo di tutto rispetto, insomma, voglio dire, ho paura però che se si continua così, insomma, alla fine non ci arriviamo neanche ai playoff. In questo momento ci vorrebbe un allenatore che dia la svolta, più che un tecnico, perché io De Zerbi lo definisco un tecnico, non un allenatore, un tecnico. Più che un tecnico in questo momento ci vorrebbe un grosso motivatore, uno che, insomma, mette i propri paletti sullo spogliatoio, che decide, insomma, le gerarchie e che magari ci possa dare anche una grossa mano e dare una svolta. Francamente non so se fossi uno dei Sannella se lo farei o meno. Ti dico, a me francamente del derby piace, mi piace, ma è inutile nasconderlo, ha commesso degli errori quest'anno notevoli, perché se in campagna acquisti tu compri, se acquisti Arcidiacono e Chirico, due attaccanti di Tardia. Se a giugno ti viene Pescara e ti vuoi dare dei soldini per Agostione,
è tutta questione di gardia, no? non puoi tenerlo qui, e poi è chiaro che qualcosa all'interno dello spogliatoio si deve rompere per forza, è inevitabile. Vuol dire, se la Roma ha acquistato Perotti e Sharawi, è da via il turbo Gervinho, cioè non puoi avere 8 attaccanti in squadra, perché è normale che poi qualcosa dovrà succedere. La Roma sta facendo un buon campionato da gennaio adesso, vabbè, ha cambiato anche l'allenatore, vabbè, ma questo è un altro discorso. Non lo so perché o tenerlo e arrivare a fine campionato e lì dove arrivi, oppure insomma dare un grosso scossone mandandolo via, anche se voglio dire qui sono stati fatti tutti quanti dei contratti biennali, triennali, ma lo stesso De Zerbi un triennale hanno fatto, per cui insomma riuscire a risolvere questi problemi e riuscire a tornare indietro e a stravolgere tutto in questo momento del campionato sicuramente non è facile, la vedo veramente dura. Va bene, senti, sei stato assolutamente esauriente e abbiamo apprezzato il tuo intervento, che è in linea con quello di altri che sono intervenuti finora. E ti diamo appuntamento alla prossima partita con la speranza, la certezza di commentare qualcosa di meglio. Sì, no, tu dici non ci vuole molto, non ci vuole insomma, alla fine se siamo qua ce la giochiamo fino alla fine, se la devono giocare loro anche noi. Va bene. Tutto può succedere, ma anche nel derby sono a personottismo, ma lo vedi in conferenza stampa che è sempre dimesso, è normale che poi alla fine trasmette questo alla squadra, invece no. Sì, ho capito, dai. Va bene. Ce la possiamo fare. Va bene, ciao Alessandro, un abbraccio. Ciao Valentino. Ciao. Bene. No, io appunto volevo continuare con questo argomento di prima che ha anche affrontato Tona e chiedere a Giuseppe se ci sente ancora, siccome lui ha avuto anche un passato dirigenziale, se è possibile che De Zerbi, per un po' appunto salvare i singoli dalla depressione, magari da non giocare, dallo scoramento, stia facendo delle variazioni in formazione a questo scopo, magari lasciando un attimo da parte quelli che lui pensa siano i titolari, oppure ritenendoli allo stesso livello degli altri, insomma, se può essere fatto un ragionamento di questo genere. Ma di certo è un periodo dove De Zerbi sta valutando molto l'aspetto fisico dei calciatori. Abbiamo visto in molte partite dove i ragazzi mantenevano 30-40 minuti, poi cadevano con le gambe a terra. Secondo me questo è anche un aspetto dove il preparatore atletico ha un po' di colpe, perché io ricordo il nostro preparatore atletico con Padalino, Poggiano anche lui, e dove i giocatori dopo un po' di tempo galoppavano. Invece i nostri sembrano andare a retroso, cioè non lo so, ma non farcela più. In genere i giocatori del Foggia in primavera, più o meno questo periodo, un po' più in là, si riprendevano, andavano in forma e davano tutto per tutto a fine campionato. Poi stiamo vedendo che dopo Natale, come diceva anche la tifosa, i ragazzi sono calati tantissimo. Comunque De Zerbi per me non è vero che è dimesso e roba varia, io lo conosco. Ah, lui è proprio di carattere, un carattere temperato, un carattere testardo, uno che non cede mai davanti a niente, a nessuno, anche, cioè uno che non si scora mai, quindi non crederò mai e poi mai, nemmeno se vedo con i miei occhi, un De Zerbi dimesso, sia per lui stesso che per la squadra, non esiste. Sicuramente sta facendo delle valutazioni in campo, nella squadra, per da schierare in campo, mettendo coloro che sono più in forma. Poi volevo dire un'altra parentesi, volevo aprire e chiudere. A me, io sono tanto affezionato al portiere Micale, perché lo conosco da Serie D, che me lo porto dietro. Però c'è un ragazzo veramente che l'ho sempre tifato, sempre coraggiato, e a volte ci ha dato anche qualche soddisfazione. Però secondo me la società, quando mi spendi tanti soldi per tanti giocatori di alto livello, cioè cavolo, spendi 200esimi in più, prendi un altro portiere, adesso che hai avuto 3 giornate Narciso, cioè ti mancano 2-3 mesi di stagione, prendi un altro portiere esperto e mettilo in porta. Cioè io ho visto che ogni tiro che facevano, cioè, sembrava di giocare a porta vuota. A me dispiace dire queste cose, perché veramente l'ho cresciuto Micale, però quando sei a 10 partite dalla fine, ti stai giocando un qualcosa veramente di importante, non puoi non pensare a queste cose e fare
e fare, cioè non prendere, non andare sul mercato a prendere qualche altro portiere di categoria. Non la togliere amicale, però no, secondo me immagino che un portiere è più difficile entrare dopo un anno, no? Magari essere già pronto. Ma non lo so, però almeno qualche centimetro in più di Micali in altezza, cioè, forse lo troviamo, almeno sotto questo aspetto. Sì. Forse ce lo stiamo anche bruciando il ragazzo, cioè magari ha bisogno di maturare un poco, sì, se fa solo alcune partite si brucia e magari è un danno anche per lui. In gerarchia ci sono sempre, sul portiere soprattutto, che devi fare. Cristian, invece io volevo chiederti, se sei parlato prima della Roma, di Spalletti, in realtà però, nel senso, per quello che ricordo, quando Spalletti è ritornato alla Roma non è che subito ha cominciato a vincere, sono passate sempre quelle due o tre partite di assestamento che noi non ci possiamo permettere, però. Quindi secondo te è il caso di veramente di dare una scossa, o è più ormai sensato puntare a ottimizzare quello che già c'è? No, a parte che non seguo il calcio minore, quindi non ti so rispondere rispetto alla Roma e a Spalletti. grande. Però diciamo che sicuramente, io te l'ho già detto, mandare via De Zerbi sarebbe una stupidaggine, perché non è così che si risolvono i problemi, perché sappiamo benissimo tutti quanti ci sono dei problemi in questo momento nello spogliatoio. Se sono di carattere fisico, deve uscire fuori questo, bisogna rimediare immediatamente. Se si tratta di altri tipi di problemi, devono anche questi essere affrontati nel modo giusto. L'unica cosa che temo è una eccessiva contestazione da parte dei tifosi, che potrebbe soltanto peggiorare la situazione. Io credo che la società sicuramente richiamerà l'allenatore, il fatto che ci sia stata il silenzio stampa è anche, diciamo, procedurale, insomma, è una cosa dovuta. Però sicuramente bisogna rimettere l'ambiente in sicurezza, mantenersi un attimo con i piedi per terra, cercare di richiamare eventualmente chi non sta giocando bene in questo momento, cioè, decidendo di anche drasticamente di metterlo fuori rosa. Non so perché ben ci venga, sia stato messo fuori, non so ancora da tifoso che vive fuori Foggia, perché stanno succedendo delle cose a Foggia. Io non è che ce l'ho contro la stampa, perciò mi riferivo prima alla stampa, che deve, è giusto che ci sia il silenzio stampa per evitare queste cose, perché se la stampa non riesce ad approfondire questi problemi, allora è giusto che non sappia niente. Cioè, è davvero giusto che non ci sia silenzio stampa. Cioè, se la stampa non è in grado a Foggia di dire perché Bencivenga sia stato messo fuori rosa, perché Mazza non sia stato aggregato a Peretti, perché, cioè, non, a me che faccia che aprano poi lo spoglia gli allenamenti alla stampa, non me ne frega niente. Cioè, se io non, da tifoso che vivo fuori, non ricevo queste notizie, per me c'è qualcosa che non sta funzionando nell'ambiente. Io critico, scusate se critico un attimo questa cosa, però io, a me questa cosa mi dà i nervi, perché però comunque... Cristian, ascolta, su questo argomento dobbiamo anche fare delle scelte. Se certi problemi, che è evidente che ci sono perché si vedono i risultati, li si mette in piazza, e poi a quel punto magari viene fuori però abbiamo turbato l'ambiente. Ma no, ma non è vero, ma perché l'ambiente si turba da solo? Sappiamo tutti quanti che c'è un ambiente già turbato di suo. Cioè, il non dirlo non migliora la situazione, ma non la può neanche peggiorare. Nel senso che comunque, su questo non sono d'accordo. Non la può peggiorare, perché tanto peggio di così, dopo aver preso tre palle ad Angela, aver giocato in questa maniera, guarda, peggio di così il viaggio non si può proprio più. Questo peggio di così c'è solo il silenzio stampa. È una soluzione quella. Per loro è una soluzione. Poi parliamoci chiaro, non è quello che ci aiuterà a segnare. Magari tirare in porta può avere un effetto migliore che non parlare con 10, 20, 30 giornalisti e non parlare con nessuno. Cioè, alla base c'è che non è che ci sono che abbiamo avuto occasioni da gol e le abbiamo sprecate. Sostanzialmente abbiamo giocato male. Loro hanno giocato un calcio molto semplice, si sono difesi e quando avevano la possibilità ci hanno attaccati in contropiede. Semplice, facile, 3-0, arrivederci. Ma a livello tattico, cioè che il gioco di De Zerbi possa incontrare la squadra che ti ha studiato e ha studiato le videocassette, sa come fermarti, ci sta pure. Cioè, che noi vogliamo inquadrare questa sconfitta in questo modo, la possiamo pure inquadrare, non è un problema, insomma, per me digerire il fatto che l'Andria abbia saputo ostacolarci.
ma secondo me il problema è un altro, cioè se non ci fossero stati episodi di gossip e episodi eclatanti nelle scorse settimane, io categorizzerei questa partita come una di quelle partite in cui il tuo gioco è stato affrontato, sì, hai perso sul campo, ti hanno completamente neutralizzato a centrocampo, perché quello hanno fatto, non ti hanno dato la possibilità di esprimere al massimo il tuo gioco e punto, basta. Cioè il calcio è uno sport, ci sta, hai perso, forse magari anche immediatamente, ma hai perso 3-0, punto. Il problema non è questo, il problema è che a Foggia sta succedendo qualcosa e io voglio sapere che cosa sta succedendo, ed è giusto che si sappia. E questo non significa destabilizzare l'ambiente, e questo non significa neanche contestare, perché se i tifosi si incavolano in questo momento non gli si può dare la colpa, ah vabbè però stai destabilizzando l'ambiente, ma tutti quanti si riempiono la bocca, sto destabilizzando l'ambiente, ma l'ambiente è già destabilizzato, perché se io non conosco com'è l'ambiente reale è già destabilizzato, cioè già è già destabilizzato di suo. Non capisco. Dai, vabbè, piaccio. Ottima analisi. E che chi vuole parlare? Vai Valentino, conduci tu fino alla fine. No, sentivo Pino. Sì, volevo solo dire a Cristi, purtroppo a Foggia c'è una problematica di segnare il gol, di cercare di andare in vantaggio, quella è la problematica per Foggia. Se non si segna non si vince. Purtroppo ci sono i gol, uno li può ricevere, uno si prende i gol di fare. La problematica del Foggia è che vuole fare i gol. Pronto? Sì, ti abbiamo sentito. Oh, ok. La problematica del Foggia è che vuole fare i gol tutti dentro l'area avversaria. Non ci sono né palle tirate fuori area, non ci sono tiri proprio o da calcio fermo o da fuori area che riescono ad entrare. Se riusciamo a fare i tiri da fuori area sono quelli fortuiti o quegli eurogol che abbiamo fatto domenica scorsa, punizioni che ha segnato Sarno, europunizioni, cioè la problematica secondo me è che... Sì, vabbè, ma a prescindere da questa problematica avevamo la migliore difesa del campionato, io non, a questo punto sarei curioso di andare a vedere le statistiche. Allora ma Valentino difesa, vai. La migliore difesa perché non tutte le palle che abbiamo preso, i gol che abbiamo preso sono stati tutti contropiede. È normale che se tu c'hai l'ultimo il centrale a centrocampo e il portiere ce l'hai in difesa, neanche in porta, è normale che ti becchi gol. La problematica è segnare, te ne becchi tre ne fai quattro alla Zempa, però diciamo... non c'è questo, perché non c'è questo, forse per una questione fisica dei giocatori, forse per gli innesti che ci sono stati a gennaio che non sono preparati fisicamente per quello che Foggia, forse per il fatto che Iemmello abbiamo fatto molta fiducia su Iemmello è per le sue motivazioni personali di squadra non è andato come doveva andare, e le alternative a Iemmello sono state tutte quante, ecco perché abbiamo Chiricò e Arcidiacono. Ecco, sono una, io poi è un problema vale. Globale, non io abbiamo non abbiamo un buon collegamento, non è l'unico. Ci sono problemi col collegamento, Pino, non riusciamo a sentire la conclusione della frase purtroppo con te, ma è un problema di collegamento, eh. Io allora a questo punto, se c'è Simone, io lo vedo che c'ha anche lui dei problemi forse di collegamento, che volevo far intervenire. Sì, Simone, ci sei? Sì. Oh, benissimo. Simone, siccome ascolta Simone, è la prima volta che stai con noi e ci fa veramente tanto piacere, puoi dirci, tu sei proprio a Londra, cosa fai a Londra? Sei un foggiano che studia da quelle parti? Si andò male? I collegamenti internazionali ci stanno boicottando. Vai. Prima che cade, Biagio, lasciali la linea. Sì, vai Simone. Certo, non ti preoccupare. Sì. Volevamo sapere cosa fai a Londra, studi, lavori? Io lavoro, sto lavorando, sono laureato in ingegneria, sto facendo altri lavori al momento per migliorare il mio inglese, però diciamo sì, per riagganciarmi invece a quello che dicevate, sì. Davvero ora la piazza deve dimostrare di meritarsi questa società, perché va bene contestare, spronare,
però insomma non vorrei che si sfasciasse tutto, perché insomma ci sono ancora 10 partite e sono 30 punti, 27, 9 partite. Cambiare allenatore secondo me non ha senso, perché un allenatore in grado di far fruttare le caratteristiche di questi giocatori, che secondo me non sono per la maggior parte da Serie C ma sono da Serie B, giocatori molto tecnici, quindi non sarebbe la strada giusta. Secondo me bisogna cercare di recuperare Floriano e soprattutto mi dispiace che oggi abbia sbagliato Coletti, mi sorprende, però capita, era anche un campo bruttissimo. Secondo me bisogna invece affidarsi allo Zoccolo 2, giocatori d'esperienza, Agnelli, Lanzaro, Coletti e tutti noi stare vicino alla squadra, perché contestare, spronare, ma senza esagerare assolutamente. Ok, grazie Simone. È vero che qualcosa sta succedendo e non sappiamo che cosa, perché a me sembra un po' palese che ci sia qualcosa di strano, perché non so che cosa, ma magari ne sapremo qualcosa in questi giorni. Non so se c'era Giuseppe, vuole intervenire? No. Ah, scusa, mi avevo capito male. Allora io Biagio a questo punto andrei verso la conclusione, sennò qui il tempo mi sa che, certo, che è andato. L'ultima cosa a questo punto vorrei chiedere a te una riflessione conclusiva su questo argomento, nel senso, secondo te siamo veramente una squadra forte come pensavamo o è tutto un bluff? E secondo, bisogna puntare, io punto direttamente all'anno prossimo, indipendentemente da quello che succede, bisogna ancora dare fiducia a De Zerbi? Allora, io sono convinto che in questo momento non si possano fare delle scelte se non andando incontro a dei grossi problemi, quindi come la fai la sbagli adesso, però bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Dovessi fare io la scelta personalmente, per tutta una serie di motivi, in questo momento non cambierei l'allenatore, perché cambiare l'allenatore ora non ci darebbe la possibilità di fare miracoli e di arrivare al primo posto, come diceva Simone, e non fare neanche gioco. Non si fa neanche gioco, perché l'allenatore nuovo dice: tu che fai? Sei attaccante punta fissa, e Mello è per l'attaccante, tu che sei difensore centrale, fai difensore centrale, quindi giocano solo i giocatori a modo loro. Sì, ma anche il motivatore, guardate con le nostre, no, io con il nostro, siamo motivati noi, non si può fare, si deve continuare con De Zerbi. E purtroppo non arrivano i risultati, non arrivano i gol, le partite si vincono con i gol. Non si canta messa senza soldi, e non si vincono partite senza gol. Quindi quello che manca al Foggia è stato lo sbaglio estivo di non prendere un'alternativa a Iemmello d'estate, e si è andato con l'alternativa di gennaio, e lo vedete anche con la Casertana. La Casertana è uscita fuori pure dai playoff perché ha stravolto la squadra, ha fatto una marea di innesti. Quindi ci sono tante motivazioni che portano il Foggia a non essere lì proprio per questo. La squadra c'è, la società c'è, l'allenatore c'è, solo che non c'è stata costanza nell'avere la squadra in campo, la stessa squadra e la preparazione atletica. Questo è, secondo me. Sì, io infatti. Però è anche vero che la preparazione atletica, cioè è il mister De Zerbi che si è portato il suo proprio. Che De Zerbi muove. Non si capisce, Pino. No, oggi non va. No, allora. No, volevo dire una cosa. Vai, Cristian, vai. Avevo solo capito che la preparazione, molti stanno criticando la preparazione atletica. Però è anche vero che il preparatore atletico è un uomo voluto da De Zerbi, cioè, certo, non è, certo. Quest'anno penso che l'abbiamo pure cambiato, è stato preso ad hoc, così come l'ha richiesto il mister, quindi mi sembra strano che ci sia qualcosa che non vada dal punto di vista fisico, cioè è strettamente legata poi a quelle che sono le scelte del mister. Certo, sì, ma adesso io avevo superato la fase di individuare le responsabilità, siamo nella domanda finale, era cosa dobbiamo fare.
perché che ci sia, che quello che sta succedendo, quello che è successo, questa domanda va posta a Isannella, non certo, vabbè, però, potere... sì, certo, io non mi voglio sostituire a loro, cioè, che possiamo fare adesso, non mi voglio sostituire, però, abbonamenti ormai li ha però, fatto, sì, Cristian, ma la domanda era cosa faresti. Allora io do la mia, anche perché noi in Italia siamo abituati a dare la formazione alla nazionale, possiamo dare i consigli ai Sannella, cioè voglio dire, nel nostro piccolo siamo tutti allenatori. Io, dipendesse da me, in questo momento non cambierei l'allenatore, a prescindere dal fatto che abbia o non abbia responsabilità. Un attimo, fatemi finire. Il discorso motivazionale che ha tirato fuori Giuseppe, molto interessante, però secondo me arriva tardi, cioè a mio modo di vedere aveva un senso se il discorso motivazionale fosse partito, non so, a gennaio, va? Cioè dopo il terzo pareggio consecutivo provavi a cambiare. Non lo hai fatto, non sto dicendo che si è sbagliato a non farlo all'epoca, sto dicendo, prendo atto della situazione, in questo momento mancano 9 partite, ci troviamo questi giocatori, se vogliamo ottenere dei risultati, o nella peggiore delle ipotesi non otteniamo risultati, se vogliamo costruire qualcosa, non cambiamo l'allenatore adesso. Noi dobbiamo cercare di fare le cose con non di pancia, ragionandoci sopra. Questa è la squadra che è stata messa in campo, sbagliando, va bene, sbagliando, hanno sbagliato la campagna acquisti, può essere, probabilmente qualche errore c'è stato, il probabilmente lo uso solo per un fatto di cortesia e per evitare di essere troppo drastico, però in questa situazione io non cambierei l'allenatore, cerchiamo di ridimensionare gli obiettivi, di piantarla di parlare di primo posto, perché al di là di un fatto matematico, ho capito che la matematica non ci condanna, però la mia opinione è che se scendiamo con i piedi sulla terra e diciamo Giuseppe, poi finisco, i piedi sulla terra, e diciamo il nostro obiettivo sono i playoff, dove ci andremo a giocare una lotteria, bene, però vuol dire che perlomeno non abbiamo anche quel problema del distacco fra gli obiettivi attesi e i risultati, che è devastante, perché se ti dai un obiettivo che è troppo lontano per essere raggiunto, la gente non si impegnerà per raggiungerlo, è quello che sta succedendo in questa squadra, probabilmente vedono il primo posto troppo lontano e secondo me hanno ragione, irraggiungibile e secondo me hanno ragione, e quindi siccome quello è l'obiettivo non fanno quello che invece avrebbero potuto fare, cioè ottenere un risultato un pochino più diciamo con i piedi per terra, che è quello di cercare di giocarsi qualcosa ai playoff, poi si ragiona per il prossimo anno se ce la fai o se non ce la fai, poi se è chiaro che se tu punti ai playoff e ti ritrovi a 2 punti dal primo posto e puoi scavalcare all'ultima giornata o le ultime 2 la capolista, tanto meglio, ma è inutile in questo momento illuderci. Chiudo, non ho altro. Adesso Valentino, fai tu il giro finale agli amici. Io vi saluto, io tutti, e saluto in particolare Simone, che si è aggiunto alla squadra e lo voglio qui anche nelle prossime partite. Io, diciamo, se nessuno ha altro da aggiungere, visto anche la durata già abbastanza cospicua, chiuderei la puntata, quindi vai, io saluti. Vi saluto Pino da California, Cristian Roma, Giuseppe che è tornato da noi dopo tanto tempo, e Simone, che è la nostra new entry da Londra, torna a trovarci anche nelle prossime partite. Biagio da Foggia e Giacomo, che c'è stato prima, da Milano. Ciao a tutti e speriamo di commentare una vittoria nella prossima puntata. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao. Ciao.